Avete presente quel detto che dice che gli informatori rimangono sempre anonimi? E poi c'è sta quel detto che dice che si dice il peccato ma non il peccatore? Ecco, io oggi invece ho le peccatrici. È scandalo! Bentornati e benvenuti tutti quanti sul canale. Per chi non mi conoscesse, sbagliato, vergognatevi, siete persone indegne. Prima di andare avanti col video, iscrivetevi al canale e soprattutto seguitemi su Instagram, mi trovate con questo nome qua sopra. Vi fa pisciare sotto. Ma ci sono anche loro, quindi vi lascio qui anche il loro nickname se volete andarle a seguire. Loro sono Elisa e Maris, infatti. Prima domanda così. Ma queste, ma che cazzo so? Boh. Mi spiegheranno loro chi sono. Perché sono con noi a fare le scandalo oggi? Perché siamo qui? Perché voi siete qui oggi? Voi chi siete? Da dove venite? Che forse per chi segue i vlogger americani li avrà visti. Perché lei infatti ha vissuto a Los Angeles, era in comitiva con Lele Pons, Anna Stocking, insomma tutto questo giro di persone che se non conoscete è meglio così. Loro sono qui oggi perché proprio come vi ho detto hanno vissuto LA. O meglio, lei ha proprio vissuto LA. Questo mese è stato un mese pieno di scandali, ne sono successi di tutti i colori. Infatti. Però forse quello più succulento e su cui volevo proprio darvi delle spiegazioni è quello che è successo fra Greta Menchi, Zoda e Bushra. Questa ragazza qui, Pansta Mosta, quando ha vissuto a LA, ha vissuto in casa con Greta Menchi. Purtroppo. Per quanto mi riguarda, almeno io non ho niente contro Greta Menchi, nel senso che a me personalmente non ha mai fatto niente. E visto che tutti quanti hanno utilizzato e sfruttato questa situazione per poter fare delle views, io sfrutto questa situazione per farvi capire qualcosa a voi, perché nessuno ci ha capito un cazzo. Loro hanno vissuto con Greta direttamente a Los Angeles. Avete idea di che video ho appena girato? Mi sento super esposta, venite qui a darmi conforto. Erano veramente a pranzo. Cosa vi ho detto perché non sono venuta con voi? Stavi girando un video. Esatto. Amore, ma stai bene? Sì. Okay. Io qua che mi sto combinando, cioè. E hanno vissuto direttamente delle situazioni di cui Greta ha parlato anche negli ultimi video che ha fatto contro Zoda e che Zoda poi ha risposto insomma a questi video. Allora, adesso dico io come stanno le cose. Oddio, diciamo che adesso cerchiamo di semplificarvela. Perché la storia è molto molto lunga e visto che vogliamo farvi capire nel miglior modo possibile senza usare dettagli, perché ci stanno tantissime sfumature di questa situazione, vogliamo solamente farvi capire. Molto semplicemente, vive in America, Elisa, diventa amica con i vlogger più famosi al mondo, ok? E a un certo punto, vivevano insieme mi pare, giusto? Io e Anna. Ok, ha vissuto con Anna per 6 mesi. Poi cosa è successo? È arrivata una persona dall'Italia che era famosissima, che era Menchi. Da stroncia. Che però... Parola della settimana, falsa, falsità. Io non so perché non ho vissuto direttamente queste situazioni, però quello che è successo con Zoda, innanzitutto io apro e chiudo parentesi, non so che cosa pensare, però dopo che sentirete quello che è stato vissuto lì, magari vi fate meglio un'idea, perché queste cose sono successe tra l'altro nel mentre. Cosa è successo? Perché sei andata via dall'America? Sono andata via perché quando è arrivata Greta c'era anche mia sorella nel frattempo con me una settimana, che era venuta a trovarmi, e io mi ero un po', diciamo, allontanata da loro, nel senso che mia sorella era lì per visitare tutto quanto, cioè c'è stata già molte volte, però era lì con me, non mi vedeva da un sacco di tempo e voleva passare del tempo con me. Quindi io uscivo con mia sorella, mentre questa Greta, che mi aveva scritto che voleva venire a trovarmi e tutto, l'ho presentata ai miei migliori amici, l'ho presentata a tutti quanti. Dal 2013 ci conoscevamo e lei mi ha scritto: "Eli, guarda che voglio venire lì a Los Angeles, probabilmente verrò con un mio amico." Guglielmo. Poi a questo ragazzo si chiama Guglielmo. Allora niente, io mi sono un po' allontanata da loro e Greta è iniziata ad uscire con Anna. Usciva con Anna un giorno, 2 giorni, 3 giorni, insomma io gelosa a un certo punto mi ero rotta il cazzo, ho detto buona però uscire sempre insieme, cioè fatti delle nuove amiche, capito? Mi dava anche fastidio visto che io e Anna vivevamo insieme, cioè niente a ridire al riguardo, però capito come potrebbe dare fastidio a qualsiasi persona normale al mondo, a un certo punto ti fai 2 domande. Allora questa Greta è iniziata a sparlare senza motivo di me con Anna, non si sa perché. Alcuni dicono gelosia, Marissa, Carisma dicono ah perché lei era gelosa, non lo so cosa aveva. Marissa e Carisma erano altre ragazze della casa, della perché cultiva. Questa casa era una casa di vlogger,
era insomma depressione. Esatto, una casa dove ci vivevamo io e Anna, ma ci venivano a dormire tutti quanti. Quindi sostanzialmente Greta che cosa ha fatto? Almeno così sembra, perché nel senso altrimenti non si dà una spiegazione alla situazione. Ha parlato male di Elisa per buttarla fuori dalla casa. Perché poi cosa è successo? Che al posto suo in casa sono entrate lei e Greta e Carisma. Cioè Carisma ha preso la stanza, giusto? Mm-hmm. E Greta Carisma è iniziata a venire lì, Greta è iniziata a uscire con Anna. Basta. E qui entra un altro nome che è molto importante, che è quello di Carisma. Carisma è stata nominata tantissime volte nel video di Greta e di Zoda, perché a quanto pare Carisma, dagli screen che hanno fatto vedere loro, Carisma si vede a un certo punto nel video di Zoda e scrive a Zoda inviandogli un video che gli aveva fatto Guillermo mentre Greta stava al telefono a parlare italiano. No, questo video gliel'aveva fatto Jacob, che era ragazzo di Carisma. C'è ragione. Praticamente Carisma era nera con Greta perché a quanto pare aveva beccato Greta e Jacob, che era il ragazzo di Carisma, mentre stavano a scopare, insomma, proprio in senso fallico. Anche se... Scusate, devo ancora digerire la cosa. Andiamo avanti. Però, questa cosa, vi sfato il mito, non si è ancora mai capito se davvero siano andati a letto insieme. In generale sto mito, cioè non si sa se in realtà siano davvero andati a letto insieme o no, perché Greta si era appena, posso dirlo che si era rifatta il naso? Si era appena rifatta il naso, quindi aveva tutto l'impalcatura qua e non penso che fosse... Ovviamente potesse prendere botte. E questa ragazza ha scritto a Zoda, sapendo la situazione che si era creata tra Zoda e Greta, gli ha inviato questo video che gli aveva fatto Jacob a Greta mentre parlava in italiano al telefono e stava con la felpa, perché a Jacob semplicemente piaceva il fatto di sentir parlare italiano. Ok, e lei gli ha scritto che era una mignotta, perché praticamente era andata a letto con il fischello e che lei gli deve sempre, insomma, di essere perdonata, ma che sta Carisma era esausta. E quindi Zoda ha messo questo skin nel suo video. Ora il discorso è questo: tutto quello che è successo, posso dire che abbiamo sbagliato tutti quanti. E nel video di Greta, nel secondo che pubblica dopo la risposta di Zoda che mette su YouTube, fa vedere un video dove, che poi lei in alcune live, per chi la segue tanto lo saprà, in alcune live, nei video, parlava sempre di queste due ragazze che hanno vissuto con lei, che erano lì in casa, che ne ha parlato di merda, insomma, ha detto le peggio cose. Mi spiace che la sono mie amiche. Lei ha messo una parte del video dove si vede che era proprio l'anteprima del video. Non so se c'è ancora sto video, se l'ho lasciato o se l'ha lasciato. Proprio l'anteprima era una bambola che bruciava. Oddio. E questa bambola che stava in anteprima e stava nel video era una bambola che non solo era di Elisa, ma era una bambola che gli aveva regalato la migliore amica ad Elisa, ovvero Anna, quella con cui viveva, Anna Giraldo, che proprio la raffigurava perché aveva i suoi tatuaggi, insomma era una bambola personalizzata. Sta Carisma ha dato fuoco a questa bambola sua che raffigurava lei, quindi c'è, cioè, veramente ciao malocchi. E quel video che ha messo Greta, silenzioso perché Greta l'ha messo muto, è stata Greta a girare quel video che rideva, e Greta non ha detto niente al riguardo. Quindi, cioè, nel senso, secondo me tutti quanti hanno visto tante cose senza avere spiegazioni. Con il video però ha bruciato la bambola di questa mia amica poverina, cioè immaginatevi, rendetevi conto che persona sia. Però nel frattempo, quando Carisma la bruciava, Greta era che rideva, applaudiva, brava, faceva il video a Carisma, non l'ha neanche fermata. Quindi a sto punto falsa. Che poi spieghiamo perché Carisma ha bruciato la bambola. Carisma ha bruciato la bambola perché io avevo litigato con Anna, scusate. Io avevo litigato con Anna. Per cose comunque vostre, nella vostra amicizia. Esatto, personali. Per cose personali che non c'entravano niente. E Carisma lavorava per Anna. Carisma lavorava come assistente personale di Anna. Quindi pur di capito far vedere ad Anna sto dalla tua parte, mi dispiace amore, per fare un po' la leccaculo, ha preso la mia bambola e ha iniziato a bruciarla. E praticamente Carisma l'ha fatto per far vedere ad Anna che stava dalla sua parte. E quella fu la stessa sera in cui vennero cacciate di casa, cioè mezzanotte le hanno cacciate da casa, Greta inclusa. E Greta nell'angolo a braccia conserte, con mia sorella che le chiedeva che cosa sta succedendo, lei non posso parlare, tipo cagnolino bastonato. Ma perché Greta sarebbe poi stata in quella casa? Quindi gli faceva in realtà comodo. Tu devi tornare il giorno dopo, giusto? Sì. Lei doveva tornare in Italia, esatto, il giorno dopo. Loro erano in giro così per lei a pagare, e alla fine hanno trovato pernottamento da un loro amico che abitava là di sotto. Quindi tutto questo per dirvi che tutto quello che avete visto è solamente parte della storia, non è quello che, non è la verità di ciò che è successo. Però devo ammettere, comunque sia, che quello che sta vivendo e ha vissuto Greta con Zoda è un amore malato. Un amore che non ha fatto stare bene a nessuno di due, che per quanto fosse pazzo, che a 20 anni io lo capisco. Stare attenti, perché tutto quello che viene detto è
sempre la metà della storia. Adesso avete saputo di più, avete capito tutto quello che c'è dietro. No, ma perché quello che volevo dire io, che Greta ha detto che si è sentita minacciata, che punto primo, a parte che Zoda non l'ha mai minacciata. Perché ma al massimo l'unica minacciata sei stata tu. Al massimo se minacciava, a lui è quello che ha detto, a me, a Carisma e tutti quanti, ha detto minacciava, ma nel senso pubblico le chat, faccio vedere quello che tu mi dicevi, mai di foto o altro. E poi, come ha detto mia sorella, che quella minacciata sono stata io alla fine, perché Greta nella mia live, cioè nella live che aveva fatto parlando di me, fa comunque non le conviene parlare di me perché sennò io inizio a pubblicare foto, video, audio che ho, tutte le prove che ho, cioè non ti conviene, capito, fottere con me tutte queste cose. Quindi volevo dire che non fare agli altri ciò che non vorresti sia fatto a te. Verissimo. Preach! Amen! Un discorso che io adesso non so chi abbia ragione dei due, perché tu non sai che chiedere, però ragazzi, comunque Greta nel suo era onesta quando lei ha fatto il video per Zoda. Lei quella si è Greta lo ami ancora e tutto, non ci sono dubbi, con me me ne parlava, piangeva, perché lei gli voglia un bene dell'anima, questo è scontato. Che lui abbia sbagliato a credere a Carisma, questo pure, perché questo secondo me non dovrebbe credere a tutto quello che Carisma dice. Secondo me a Carisma gli ha voluto credere per convenienza, perché gli conveniva. Dice. Poi adesso ragazzi, lo sanno solamente loro. Comunque hanno sbagliato tutte e due. Assolutamente. Tutte le cose che avete visto e che non era impossibile capire, perché praticamente questa volta sui social l'hanno fatta come fosse una conversazione tra WhatsApp, sì. Cioè caricavano video solamente per rispondersi, quindi non si capiva un cazzo tutte le persone che guardavano. Quindi io ti chiedo, che cosa lo fai a fare? I pannizzozzi si davano a casa propria, è inutile che lo fai così. Se vuoi condividere una storia è giusto, perché Greta si è sentita minacciata, che è diverso dal essere stata minacciata. Se sentite minacciata, si è sentita di volerlo condividere, va benissimo, però si sicura prima di dire certo, o meglio comunque lei ha vissuto la sua realtà che non era la stessa realtà di Zoda. Ma comunque comunque passiamo al prossimo scandalo, che è quello di Baidam e di quello che è successo alla ragazza. Io non ce la faccio. Tu capisci, mi metto un piede in faccia mentre io sto mangiando la roba della mia santa sede. Non so se avete sentito bene quello che è successo voi. Non proprio benissimo. Della litosi. No, su questo non c'è tanto da ridere, a parte scherzi, ve l'ho fatto ridere. Allora, io ho innanzitutto una cosa da dire, prima che tutti quanti diciamo le nostre opinioni. Tutto ciò è stato architettato perché il grande fratello non stava facendo buoni share e buoni ascolti. Perché con le serate di Montalbano io stavo andando al culo. Perché Aida, secondo me, viene proprio pagata per fare quello che fa, ossia rompere i coglioni, perché Aida rompe i coglioni. Io vi assicuro che in una situazione del genere anche io mi sarei incazzato con una bestia. Bravo, quello che ha detto io. Mi sarei incazzato con una bestia in maniera uguale, però certo, io non passando dalla parte del torto, non sarei mai stato così stupido da addirittura venire a dare in faccia o cogliere così tanto. Ma lei doveva dire quello che penso. No, quello che penso io è che sono entrati così poco dalla casa, cioè così, che magari non si rendevano ancora conto di essere sotto le telecamere. Però quindi lui probabilmente è una persona maleducata che l'avrebbe fatto fuori e non si è reso conto che era in una casa che avrebbe subito delle conseguenze, quando fuori magari era una litigata e buona e chiusa lì. Perché mi sono giusto, già lo sa perché l'ho detto in The Instagram Stories. Io non accetto e non voglio sentire nel 2018 giustificazioni nei confronti di Aida perché è donna. Su questo sono d'accordo. Non esiste. Era buona, cazzo. Non esiste. Non si alzano mai come ha vissuto una donna gratuitamente. Ma se una donna cioè, mette le mani addosso, merda, ti prende le tue responsabilità. Ma perché io non gli ha messo le mani addosso? No, però è un discorso che faccio in generale, nel senso, perché non voglio sentire che una persona viene sposata perché è donna. Perché io non lo reputo un sesso debole. Poi certo, biologicamente e scientificamente, cioè se le faccio così è diverso rispetto a se te lo fai a me. Questo ci sto, l'uomo ha una forza diversa dalla donna, ma non qui, non a livello sociale. Cioè nel senso, io penso questo, sono per l'equità, l'ho detto anche nelle mie Instagram stories. L'equità vuol dire dare le stesse opportunità a poi ognuno ci fa quello che cazzo gli pare con le opportunità. Ma dover sentire nel 2018, nel 21 secolo, che è a una donna no, è no perché è nero, è no perché è frocio, io non ci sto, non voglio vivere in un mondo del genere. Poi fate voi, mi sono veramente rotto il cazzo di sentire cose del genere. Ma ha sbagliato, sono anche contento che sia stato squalificato, ma avrei preferito però essere squalificato. Lei pure comunque ha fatto le razzista, no. Tornatene da dove sei venuto. Tornate in serie, sapere che cioè, se per te la santa sede è il McDonald's, per me il tiramisù. Quindi non so che cazzo hai fatto. Aida di una maleducazione che ne so di no. Che hanno sbagliato da Aida a proprio tutti. Non c'è stata una persona come che si è comportata bene. Hanno sbagliato tutti e ne ha pagato le conseguenze solamente Baidam, perché l'Italia l'ha voluto, non per altro. Perché per me potevano uscire benissimo tutti quanti, perché chi ha voltato le spalle, chi se, cioè poi che schifo raga, veramente una cosa di tutti contro uno è una cosa che proprio non ho sopportato, non sopporterò mai, perché vuol dire proprio che tu da solo, se ti unisci a un branco, sei una persona debole da sola. Passando al discorso successivo,
estivo, raga. Cioè, sto mese si sono accannati tutti, si sono traditi tutti. C'è poco da dire perché comunque le cose non si sanno. Però sappiamo che Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. No, raga, questa è stata veramente. L'amore, tutti quanti, cioè l'amore era la loro. Io sono triste con te. Però devo dire che allora io sono proprio legatissimo a Giulia, io la sento molto come potrebbe essere una mia amica nella vita reale, nel senso. Anche a me, stupida come me. Cioè, che ho detto sta cosa. Sì. Comunque era una coppia bellissima, ma più che altro era lei che la rendeva bella. Perché, cioè, perché raga, lei lo amava davvero. Lei lo amava davvero, le cioè, cose che lei ha sempre scritto in giro per me quando le leggevo dicevo mi piaceva male. Perché. Infatti lei ci faceva vedere la relazione dal suo punto di vista, che comunque è sempre stato romantico. Cioè, comunque lei ha proprio un modo di parlare, bello, raga. Cioè, diciamo che, cioè, io ogni volta che la guardo che parla, lei c'è. Lei c'ha sta cosa che tu non puoi non guardarla, è proprio pelle dalle sue labbra. Sì. È bellissimo. E poi lui mi ha messo le corna, raga. Si è dimostrato. Sì, sì, una nostra amica l'aveva incontrata a dicembre con una. Una nostra amica è andata all'intimissimi On Ice a Verona e ha raccontato che in un vicolo c'era Andrea Damante per mano con quest'altra modella. E la mia amica gli aveva anche chiesto: ma ti manca Giulia? E lui fa: sì, adesso inizia a mancarmi. Quando Giulia era dentro la casa da un mese ormai, e lui ha risposto un po' così di merda. Quindi la mia amica ha fatto uno. Infatti, poi si è ricollegato anche tutto il fatto di quando Giulia gli diceva: fai il bravo, amore, fuori. Stai facendo il bravo. E tra l'altro, lei nella casa ha detto una cosa intelligentissima. Questa cosa me l'ha ricordata Eleonora. Ciao baby. Ciao amore. Dal canale The Lady, che ha fatto, cioè mi ha mandato tipo un video di no di. Se vuoi iniziare. Cioè, mi sono detto il buongiorno fortissimo, il mio era quello di un bebè. E mi ha fatto vedere questo video dove c'era Giulia che diceva una cosa all'interno della casa, che grande fratello, quando ha fatto il GF VIP, che lo stava raccontando, mi pare, a Luca Onestini, non mi ricordo, ma ne stava parlando con qualcuno, tete a tete, e stava dicendo: no, Andrea adesso non me ne mette le corna perché sa che stiamo sotto i riflettori, non me ne metterebbe mai adesso che sa che è controllato. No, quello mai dire mai. Andrea è troppo intelligente, troppo furbo, non lo farebbe in un momento del genere dove è maggiormente esposto. Non lo faccio così povero, capito? Ma certo. Però comunque non. Se mai dovessi tradirmi, ecco, sicuramente lo farà molto bene, in modo e maniera che io non lo verrò mai sapere. Ti ripeto, non lo faccio. Ogni sera anche Giulia nei DM gli sono arrivati. Tutti DM, guarda che la mia amica è stata con Andrea, bla bla bla, e lei ha iniziato a scoprire tutte le verità e non era vero. Lui ogni sera si portava qualcuna dal club in hotel e Giulia era nella casa. E quindi Giulia sarà per Andrea. Noi siamo con te, Giulia, col cuore. E poi si sono lasciati anche Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Davvero? Poi... quelli sono durati meno del Titanic. Esatto. E quindi in realtà non si sanno bene le motivazioni. Sappiamo solamente che Paola Di Benedetto non ha mai risposto dicendo che comunque sia ci sono momenti privati delle persone che devono rimanere privati. Che sì, ma tutti dicono. Ma smetti! Io non ce la faccio più. Me ne vado. No. Comunque quello che voglio dire io è che tutti dicono sempre se cose devono restare private private, e poi sono i primi a fare le live, a parlare, a dire, a raccontare. Allora non lo dire perché sei falso se dici che vuoi che resti privato e poi parli. Abbiamo solamente illuminante, lo vedo da qua. Guarda il mio, via. Ah no, è serbo. E quindi niente, sono accannati pure quest'altri, ma non si sa bene la motivazione, semplicemente pare che si siano lasciati. Ultimo scandalo, non so se lo sapete questa cosa, che Khloe Kardashian è stata tradita. No, certo. Khloe Kardashian è stata tradita. Ah, che ti ho raccontato, il suo ragazzo alto 2 metri, è nero, se vai in un club è ovvio che tutti lo vedono. E cioè l'ha tradita al 9 mese di gravidanza. Pure prima era successo così, quindi no, ma mi pare che fosse prima. Io sono sconvolto. Tipo il giorno prima che lei partorisse, lei ha partorito tipo 2 giorni dopo. No, vabbè. No, sì. Comunque lui è un pezzo di merda, perché lo sai che anche prima aveva fatto così. Ah, ma la tipa prima l'ha messa incinta e poi si è messo con Chloe. No, vabbè. Raga, io non mi metterei mai con uno che, cioè, sì, si mette con me dopo che ha tradito. Bravo. Col cazzo. Perché se lo fai una volta e se lo fai con qualcun altro, che ne so io che non lo fai con me. Raga, sapete chi è Jeffree Star, no? Sì, sì. Questo mese, a Bologna, raga, il pischello Nathan, uscite le foto sul nudo. Ve le faccio vedere. Perché un hacker è entrato nel telefono di... Poverino! E gli ha trovato tutte quante le foto di lui nudo. E quindi ci stanno queste foto e poi i video. Fa vedere, oh, però bravo Jeffree. Sì, infatti, ragazzi, si è beccato bello e pure io. Credo che se vuole sposare.
E niente ragazzi, il video di scandalo di questo mese finisce qua. Io ringrazio i miei ospiti perché oggi siamo stati in trasferta. In trasferta o trasferta? Oggi eravamo in trasferta a Bologna, quindi insomma spero veramente che di aver soddisfatto le vostre curiosità, di avervi portato il gossip, il trash, esatto, e chiarezza soprattutto della quale avevate bisogno. Quindi anche io vi ricordo che se volete seguirmi su Instagram potete seguirmi con il mio nome qua sopra. E ricordo seguire... che se non lo fate siete degli sfigati. Così saggia. E se volete seguire anche loro, i loro nickname sono qui sotto o sotto nell'info box direttamente. O qua sopra, no. Dove lo vuoi te lo metto? Qua. Oddio, cosa è brutto. E niente, noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. E niente. Ciao. Ciao belli. Ciao. Ma da dolce non stiamo mangiando niente?